Buonasera e benvenuti con il quindicesimo appuntamento della F1 Virtual Champ. Quest'oggi andiamo in quella di Singapore, torniamo in un tracciato stretto dove saranno a farla da padrona, saranno quelli che sono i guardrail sulle sponde del circuito, sulle sponde dell'asfalto che vedrai impegnati quelli che sono i piloti. E come al solito ad accompagnarmi nel racconto di questa gara di F1 Virtual Champ categoria Formula 1, il buon Ale Nesta. Ciao Ale, buonasera. Ciao, ciao a tutti, buonasera e benvenuti. Tanto andiamo anche direttamente in pista perché ormai la Q1 è iniziata da un paio di minuti. Mancano ancora 8 minuti alla fine di questa prima sessione di qualifica. Cosa iniziamo a vedere? Iniziamo a vedere già un Gilles che sta girando bene. E attenzione a questi due nuovi ragazzi. Attenzione a Super Mickey e Rick che per il momento fanno parte della categoria F3 perché ricordiamo F1 Virtual Champ. Cresce sempre di più, da poco è nata anche quella che è la Formula 3, quindi sempre più piloti che si danno battaglia nell'F1 Virtual Champ, e ci sono sempre più persone che hanno voglia di mettersi in gioco, che hanno voglia di mettersi in mostra. E oggi scopriamo anche due nuovi piloti che rivedremo nella Formula 3, e già li vediamo con dei tempi abbastanza buoni, stanno girando all'incirca vicino a Gilles. Come li vedi questi due ragazzi? Non li conosciamo, Questi premetto che due non li ragazzi conosciamo. che non conosciamo attualmente in box, ma con due tempi molto interessanti, 1:36,6 e 1:97, 1:36,7,44. Si avvicinano molto a Gilles, dove stiamo aspettando ancora che più della metà dei piloti registrino il proprio tempo per cercare di capire un po', Marco, di che tempi parliamo, però. E infatti, ecco, arriva subito David che sfonda il muro dell'1:35 e si piazza quindi in pole. E per adesso, tempi interessanti e ragazzi interessanti, quindi comunque finalmente è arrivata anche le nuove leve, chiamiamole così, ragazzi che ovviamente dovranno fare due promozioni per arrivare in F1, ma che cominciano quindi. Non ti sento più, Ale. Adesso Sì. vediamo come si comporteranno con i piloti della massima serie. Questa sera scenario. Che Sei fermato a scenario. comunque. A Scenario scenario. molto bello, Marco, questa sera a Singapore. Pista pericolosa perché comunque. Gli errori qui li paghi salati perché vai subito al muro, non c'è terra che ti salva. E vediamo cosa succede. Speriamo poche safety car o zero. Vedremo un po' cosa succederà poi durante il Gran Premio. Per il momento mancano 5 minuti alla fine. C'è un Divinez che deve far ancora registrare il proprio intertempo. Stesso discorso anche per Clodex, Antinif e Antonio Dicci. Vediamo un Stefano con 1:41 in modo di vedere un tempo troppo alto per provare a rimanere incollato alla Q2, anche perché ne mancano veramente tantissimi che devono far registrare ancora il proprio intertempo. Iniziamo a vedere una pista bella piena, adesso inizia a essere anche difficile, sono praticamente più della metà dei piloti sono in pista, è modo di vedere anche questi ultimi 4 minuti che stanno per arrivare, inizieremo a vedere anche tantissimi piloti tornare in pista. Qua Divinez 1:37,028 che per il momento lo fa stare tranquillo e probabilmente entrerà anche in Q2. Attenzione adesso a quelli che sono i due piloti della Renault, ovvero Antinif e Antonio Dicci. Proprio è Antonio Dicci che stiamo seguendo con le immagini. Si trova attualmente nel terzo settore. Iniziamo anche a conoscere un pochettino quello che è il dettaglio del tracciato, che è un tracciato dove la velocità fa come punto di forza, soprattutto in quello che è il primo settore. Poi un terzo settore molto più tecnico, dove bisogna essere in grado di mantenere la macchina incollata a quelli che sono i cordoli per non lasciarla scappare e per tenerla sempre più vicino possibile per percorrere quanta meno strada possibile, ma prendendo sempre
tutti i rischi del caso. Quanto in UDC ce l'ha dimostrato? 1.36-126. Cosa stiamo vedendo? Tanti 1.36. Questi probabilmente saranno i tempi per quanto riguarda gli umani. 1.34-965. Neanche vi so dire da parte di chi, perché ha già iniziato con questo tempone e sta facendo vedere che vuole dire la sua, il buon David, anche in quel di Singapore. Sì, praticamente Marco si stacca di un secondo, un secondo e cento da... Hai problemi da... con la lineale? Ah, non lo so, speriamo di no, perché lago probabilmente. Stai laggando tantissimo. Ah, ho capito, vediamo un attimo, lascio a te la parola. Vediamo se riusciamo a sistemare i problemi tecnici che... ci sono sempre, ci accompagnano ormai, ogni tanto capita a me, ogni tanto capita ad Ale, ma ogni tanto capita, quando meno ce l'aspettiamo, ce lo ritroviamo sempre pronto con il lag a dare battaglia. Vediamo adesso Antinif dove va a posizionarsi, terza posizione, 1.36-121, attenzione, questa sarà una qualifica dove vediamo tutti i piloti, tutti così vicino, forse non ne avevamo mai visti così tanti, e anche l'arrivo di Mickey e di Rick fanno sì da dare tanti piloti nelle immediate vicinanze. Manca solo Clodex che deve far registrare ancora il proprio intertempo, un Stefano che non deve stare assolutamente tranquillo, stesso discorso per Seba e Itaros. In questo istante vediamo Clodex con il giro annullato, vuole, forse qua sbaglia addirittura perché ha l'ERS già impostato su 4, l'ERS non si carica, qua a mio modo di vedere un errore di concentrazione da parte sua, ce l'aveva per tutto il tracciato da quando lo stavo seguendo, infatti adesso non è riuscita a caricarlo come si deve ed è costretta ad utilizzare l'ERS erogato a 3. Cosa vediamo? Tutti con le soft, questi all'incirca saranno i tempi anche che vedremo poi durante quella che è la Q3, quindi l'ultima qualifica di questo tracciato. Questi a mio modo di vedere saranno i tempi, 39 iniziano a essere troppo alti, devono iniziare ad abbassare. Vediamo Clodex cosa, come imposta questo giro, andiamolo a seguire on board. Vediamo Clodex che si trova adesso impegnato nel secondo settore, qua bisogna essere bravi, prendere tutta la pista, bisogna anche pizzicare quello che è il cordolo per riuscire a rimanere il più attaccati possibile al tracciato. Probabilmente dalla tipologia di guida che vediamo in questo istante da Clodex non sta sbagliando niente, forse leggermente lento rispetto a quelli che sono i suoi colleghi. Poi vedremo il tempo cosa ci dirà, perché proprio adesso andremo a scoprire qual è l'intertempo nel secondo settore. Poi si passa nella parte più tecnica dove bisogna essere bravi con i continui cambi di direzione. Si va da sinistra a destra, poi ancora a destra, a sinistra e sinistra ancora. È veramente difficile qua rimanere incollati all'asfalto, prendere tutta la pista, cercare in tutti i modi di percorrere quanto meno strada possibile. Adesso qua si va nella tripla, quadrupla curva praticamente consecutiva, si continua sinistra, destra, destra, sinistra, è infinita, non finisce più. E poi si arriva in fondo all'ultima curva, si gira verso sinistra, una curva velocissima e va a registrare un 1.38-464. Per il momento basta per Clodex, ha sbagliato tanto, soprattutto in finale, probabilmente troppo lento. Ed è questo che gli ha fatto registrare in un tempo così alto. Non può stare tranquillo Clodex. 13 secondi, Clodex farà i conti con il giro degli altri. Andiamo a vedere Itaros, vediamo dove si trova proprio il pilota della Mercedes. Si trova in questo istante nel settore 1, inizia ad alzare i tempi Itaros e non fa bene al pilota di casa Mercedes, perché deve abbassare almeno di 4 decimi per togliere Seba da quella quindicesima posizione che potrebbe significare Q2. Vediamo anche Stefano dove si trova, perché Stefano sta arrivando, abbassa notevolmente quello che è il suo tempo, quarta posizione, 1.36-400. Seba per il momento fuori, andiamoli a seguire entrambi. Seba con il giro annullato saluterà quella che è la Q1. Andiamo da Itaros che sbaglia, giro annullato pure per lui, e qua finiscono le speranze da parte del pilota della Mercedes e del pilota della Racing Point per provare ad andare a strappare il pass per la Q2. Ale, non ce ne volere, ma Seba sbaglia sempre troppo. Ale? Non lo sentiamo. Non sentiamo più Ale. Qua anche un Itaros che va sotto, non si sa bene come finisce sotto la mappa.
decide anche di optare per il rientro nei box. Cosa notiamo proprio in questo istante nel rientro dei box? Attenzione quando saremo durante la gara, perché è un ingresso ai box molto particolare. Bisogna essere in grado di rimanere in pista, non commettere l'errore. Tanto un buonasera a tutti i ragazzi che stanno iniziando a seguirci. Leggo sempre il buon Hector Show che è sempre qua, sempre presente a farci compagnia nella chat. È arrivato con calma, si è goduto questa Q1 come tutti gli altri telespettatori. Quello che ci dicono e ci dice la classifica, che ci sono ben 7 piloti nel giro di 6 decimi là davanti. Qua ci sarà sicuramente da divertirsi, perché la classifica parla abbastanza chiaro. Ale, sei tornato, ti Non sentiamo. so se mi senti, Marco. Adesso Perfetto. sì. Dico sì, ma, diciamo non sono molto sorpreso dai tempi. Buon tempo per Divinez. Alla fine i due ragazzi si sono qualificati bene. Problemi infiniti per il povero Ale. Si sono qualificati bene, poi non abbiamo sentito più nulla. Vero peccato, vero peccato, non abbiamo la più pallida idea di cosa stia succedendo, perché era da tanto forse che non laggava in una maniera così esagerata. Ogni tanto, eccolo, lo risentiamo Ale. Ok, no, forse vabbè, comunque, vediamo se ho risolto. Sicuramente Gio e Gil faranno di più in questa Q2, me lo aspetto. E non capisco come mai Ida Ross girasse con la Dura. Unità Ross, no, però a me segnava con, pensa, a me segnava con la soft, quindi poi non sono andato a vedere nel dettaglio, ma probabilmente qualche errore di grafica a sto punto, verrebbe da dire, non so cos'altro dire. Ecco qua un altro errore di grafica, giro 1 di 3 ovviamente, non è così, parte adesso il conteggio dei minuti, vediamo 15 un po'. minuti per questa Q2. Vediamo un po' per cosa optano, perché iniziamo a vedere già l'hard da parte di David. Poi anche una chiave di lettura importante proprio per quanto riguarda la gara. Prendere subito l'hard, tenerla lì, andare subito in pista con noi. Gil che va in pista. Gil che decide di scendere in pista invece con la soft. Gil in pista con la soft. Particolare questa scelta, molto particolare. Arriva anche se non sbaglio è proprio Giovi a scendere in pista con una hard. Sì, è una grafica che in questo istante sta facendo i capricci probabilmente. Non ecco qua, abbiamo trovato la quadra. Ok, perfetto. Abbiamo trovato tutto, non so, minimamente hanno aggiunto cose in più. Vabbè, poco male, poco male. Giovi quindi sì, con la hard, di conseguenza io vedevo tutti con la sopra, probabilmente non era assolutamente così. Ringraziamo quelle che sono le patch da parte del gioco che ogni tanto mi danno qualche nozione in più. Iniziano a scendere in pista in tanti, iniziano a scendere in pista in tanti perché i minuti sono sempre di meno e adesso bisogna essere anche in grado di far registrare i tempi nei primi 10. Per quello che abbiamo visto finora, bisogna girare sotto l'1,37 per stare tranquilli. Ma attenzione a questa Q2, perché la Q2 con tutte le miscele da parte dei vari piloti adottate sono completamente diverse. Niente più soft per tutti. Soprattutto nel finale, a mio modo di vedere, vedremo tanti piloti scegliere la soft per fare un giro, un solo tentativo per andare immediatamente a scendere sotto il numero del 1,37 e dire: ok, perfetto, ci siamo, possiamo andare in Q3, possiamo giocarci quelle che sono le posizioni là davanti. Poi vedremo, perché mancano ancora 13 minuti, vedremo cosa diranno i tempi. Loro sicuramente, Marco, non so se mi senti, cercheranno di registrare un buon tempo con la gomma con la quale vogliono partire. Chi rimarrà fuori, chiaramente, sotto il decimo posto,
A quel punto metterà la morbida per cercare di rientrare in Q3. A quel punto, se ci dovesse essere uno scavalco, chi verrà scavalcato dovrà a sua volta rimettere la morbida e cercare di riprendersi la posizione. Tutto questo dentro i 15 minuti. Sì, vedremo, vedremo, perché 15 minuti sembrano tanti, ma no, non lo Sono sono pochissimi, sono assolutamente. pochissimi, sono pochissimi, soprattutto perché quando scendi in pista comunque devi fare un giro e poi cominci a registrare il tempo. Quindi se ogni volta devi fare questa operazione, riandare in box, magari cambiare gomma, rimettere benzina, eccetera, eccetera, ti porta via tantissimo tempo e 15 minuti sono un soffio. C'hai sì e no due, tre tentativi al massimo, insomma. E adesso sto seguendo Giove, che prima era riuscito a scendere Anche io. sotto il muro dell'1,37. Vediamo come va a impostare quelle che sono le traiettorie. Adesso va a fare l'ultima parte del secondo settore, curva verso sinistra, per poi andare a far registrare quello che è l'intertempo. Vediamo dove va a bloccare il cronometro, ma decide di abortire il giro perché vediamo l'ERS erogato a zero, probabilmente qualche errore in qualche fase di questo giro lanciato. La E non l'ha gomma hard convinto. sicuramente gli dà anche questa opportunità di poter riprovare. Andiamo a seguire uno dei nuovi piloti, andiamo proprio da Miki, vediamo cosa fa registrare qua. Intanto un power trimone 1,40601, vediamo Miki che la abbassa notevolmente 1,36750. Questo è un tempo fatto registrare con la media, è questo, signori. Trattasi di un ottimo tempo, soprattutto anche per la miscela scelta da parte Sì, del sì, pilota della sì, sì. Williams. Per una media è un ottimo tempo, Marco, sono d'accordo. Sì, ha fatto veramente un grandissimo tempo. Curiosi di vedere adesso anche Gabbo, che prima non avevamo visto, fa registrare un 1,36689. Si sono risparmiati in Q1, potremmo dire così, perché fa registrare lo stesso tempo con la media in Q2. Ci nascondono qualcosa, sti piloti. Ci hanno nascosto qualcosa. Vediamo intanto David con il giro annullato. Gil che parte con il suo giro lanciato. Quindi io vado a bordo con lui. Vado a seguire il giro da parte del pilota della Ferrari, attualmente numero 2 per quanto riguarda quella che è la classifica, che poi andremo anche a vedere nel dettaglio, perché si stanno avvicinando sempre di più là in seconda posizione, con ormai un David lanciatissimo. Per non fare anche i conti con la matematica, perché ormai con questa mancano 7 gare. Quindi bisognerà iniziare a fare tutti i conti del caso per poter dire sì, David, campione con quanto di anticipo. Ovviamente non vogliamo tirare assolutamente a David niente, ma per quello che abbiamo visto in questi primi 14 Gran Premi, Hamilton dice che l'uomo da battere è David. È un dato di fatto. Diciamo che con il passare dei Gran Premi, Marco, questo vantaggio si sta facendo sempre più pesante. Continuano ad arrivare i primi podi, quindi i primi posti. Chiaramente il divario si allunga sempre di più. Penso che fra qualche Gran Premio cominceremo a tirare le somme per vedere quando matematicamente lo potremo incoronare campione di questo mondiale, insomma. Sì, intanto Gil col giro annullato, mancano 8 minuti e 40, manca ancora un'eternità, anche se abbiamo detto prima che 15 minuti sono pochi. Attenzione, attenzione, poi soprattutto riuscire a farsi annullare il giro anche in questa tipologia di tracciato inizia a essere difficile, diventa veramente difficoltoso. Vediamo però David che qua sbaglia completamente l'ingresso in curva 3, decide di abortire ancora una volta un altro giro. Attenzione, stanno premendo tanto sull'acceleratore, non sono tranquilli alla guida. Anche David, un errore che da lui non ci aspettiamo. Anche David, possiamo dirlo, è un essere umano. Questa pista, caro Marco, potrebbe essere un po' sofferta da parte di David. Abbiamo visto anche che settimana scorsa in Italia ha fatto insomma un primo posto comunque non con il divario solito che lui ci ha abituato.
quindi chiaramente gli altri piloti, molto tutti italiani, quindi chiaramente molto affezionati al circuito, erano molto più preparati rispetto agli altri tracciati. Si era colmato molto questo divario con David. Quest'oggi lo stiamo vedendo un po', che comunque qualche errorino in questo tipo di pista lo sta facendo. Chi lo sa, chi lo sa se ci riserva una sorpresa questa sera. Vedremo un po' cosa succederà in questi ultimi 7 minuti. Io sto seguendo Sauro che si trova nel terzo settore. Si va a trovare in questa zona in modo di vedere. David e box. Potremmo trovare anche un nome, secondo me, per questa zona sinistra, destra, destra, sinistra, infinita. C'era Gil che era muso contro Sauro. L'ho proprio visto. Si è girato. Tanto Sauro. Con la gomma soft 1.37.445 iniziano ad arrivare quelli che sono un po' di Si sta intervento. facendo manovra, Gil. Sì, c'è Gil che non è anche Ora. in Q1, l'ho visto non tranquillo. L'ho visto girarsi in un'altra zona del Sta rientrando in tracciato box. e rientra giustamente ai box. Gil forse ancora deve un attimo tornare calmo, deve stare tranquillo, l'abbiamo detto, sente la pressione, lo Sì, sa lo abbiamo benissimo. intervistato Marco anche nel post gara di Italia. Diciamo che ha fatto una grandissima gara nonostante la pessima qualificazione. Veniva da due gran premi a 0 punti, quindi chiaramente grande difficoltà. Non ci ha abituato assolutamente a questo standard, anzi, secondo, terzo posto per il podio con Giovi. In questo periodo, brutta flessione per lui. Non è una questione di mani, visto che con le mani ci ha fatto vedere che sa fare determinate cose. Secondo me, è una questione di approccio di testa che sta venendo a mancare da qualche settimana. Speriamo che ritorni ad essere. Subito quel pilota brillante che c'ha i colpi giusti anche per fare un podio. Un podio, parlo di primo posto. Un protagonista comunque della F1 Virtual Assoluto. Champ, assolutamente sì. Intanto adesso guarda cosa sta succedendo. Tutti, praticamente i piloti in pista, tranne Sauro, con la media. Vogliono fare il Sì. tempo, mancano Divinez, Gils, Rick che prima aveva fatto registrare un ottimo intertempo. Manca pure David, manca anche Senthor. Sono praticamente tutti lì 4 minuti e qualcosina in più, qualche manciata di secondi alla fine di questa Q2. Un power trimone con quel 1.40 fatto registrare proprio all'inizio della Q2. È stato il primo pilota a scendere in pista, a far registrare il proprio intertempo. È riuscito, ma adesso deve necessariamente Si mette male ritornare. per loro, Marco, sì, perché chiaramente arriveranno i tempi di Gil e di David, se dovessero riuscire a farli registrare, credo proprio di sì, che sicuramente saranno più bassi, quindi butteranno poi giù Power, Antonio DC e compagnia bella. Adesso vediamo cosa succede, tanto 2.15 di Senthor che chiaramente Passeggiava. passeggiava. E adesso andrà a Sentore direttamente a fare l'ultimo tentativo. Vediamo se riesce a buttarsi dentro i primi 10. Aspettiamo anche Divinez e Ricky per vedere cosa succede, insomma. Io vado con David perché adesso si trova nel suo giro lanciato. Lo vediamo attiva anche quello che è il DRS per esprimere quanta più potenza, quanta più velocità in una zona del tracciato che gli consente di chiedere tutto.
alla propria monoposto. Adesso si va a girare verso destra, quasi si vanno a dare un bacio le due curve, curva 8 e curva 14 del tracciato. Un Davide che lo vediamo qua in una fase di guida molto veloce, entra benissimo sulla curva, l'attacca benissimo anche in questo caso, attacca il cordolo ancora a destra e a sinistra, un continuo e repentino cambio di direzione in questo tracciato del Singapore. Davide adesso vediamo che tempo farà registrare nel secondo settore dove blocca il cronometro 1:02:749, sta girando benissimo David proprio in questo Pista viola. istante. Ovviamente pista viola in quanto non è il suo primo giro, di conseguenza è ovviamente viola. Questo ricordiamo anche per chi magari meno, chi non conosce quello che è il mondo della Formula 1 videoludica. Generalmente viene segnalata la pista viola non quando si tratta del giro più veloce durante la qualifica, ma quando si va a battere il proprio intertempo, visto che ancora Davide non l'aveva fatto registrare. Così era. Ah, vediamo dove la blocca. 1:34:925. Eccolo là, primo. Ma Ale, non fa differenza. Gomme soft, gomme medie, No, no. girano tutti uguale. Facci caso, Sì, guarda, girano tutti uguale. Arriva Gilla, seconda sì, sì. Sì. posizione, anche per lui. Gomma media, 1:36:524, non cambia assolutamente nulla quando vai a cambiare le gomme perché girano tutti Da quello che di abbiamo visto, Marco, paradossalmente, neanche conviene metterla alla morbida perché ti finisce prima. Quindi conviene quasi chiaramente fare una strategia che preveda una sola fermata. Parliamo sempre di uno scenario non piovoso, chiaramente. Fare una sola fermata a questo punto, forse, non lo so, media morbida o dura morbida, o credo che serva media dura, insomma, ecco. vedremo un po' anche cosa succederà durante il Gran Premio, perché potrebbe, vedendo anche quella che è la tipologia di tracciato, attenzione all'ingresso in pista da parte della safety car, potrebbe esserci, nonostante sia un tracciato che è effettivamente uno di quelli stretti che magari ai piloti non piace. E di conseguenza qua attenzione perché Rick Esatto. trova traffico, non riesce però ad evitarlo benissimo. Però nonostante si tratti di un tracciato dove lo spazio è poco, comunque è molto largo, quindi riesce, ci potrebbero essere anche tanti sorpassi. C'è lo spazio per passare, si può attaccare, ce ne sarà sicuramente da divertirsi. Vediamo intanto Rick, praticamente tempo finito, deve fare necessariamente questo tempo. Vediamo Tanto se qua Sirio già fuori. Sirio già fuori, è Power Trimone adesso rischia tantissimo. E infatti Sirio, cioè pardon, Power Trimone viene subito scavalcato, se non vado errato, da Sauro in decima posizione in questo istante. Vediamo Rick perché deve fare ancora il proprio intertempo. Non abbiamo potuto notare dove è andato a fermare il tempo al passaggio sul secondo settore. Si va ad affrontare le ultime curve di questo tracciato, un tracciato che presenta ben 23 curve, sono un'infinità. Ricordiamoci che Monza ne aveva poco meno della metà, quindi proprio si cambia totalmente tipologia di guida. Vediamo Rick dove va a fermare l'intertempo. 1:36:447, basta, Sauro viene tagliato fuori. Adesso attenzione perché c'è Clodex, giro annullato, manca Senthor che però sta rientrando in box, o meglio non è sceso in pista in questa finale di Q2. Si conoscono i 10, andiamo anche a vedere Gilles Ecco, che per si... esempio, Marco, Clodex in 15 minuti non è riuscito a registrare un tempo. Proprio di quello che parlavamo prima, no? Quei pochi tentativi in 15 minuti che sembrano tanti, ma poi vedi, in realtà non lo sono. Come non ha fatto registrare un tempo Clodex? Io leggo 1:37:923, problemi di grafica. Ah, quindi, sì, probabile, perché io non lo leggo senza numero. Sì, allora sì. Molto Comunque, interessante. peccato perché aspettavo sicuramente da Claudio. Quindi è fuori, eh sì. Traffico Tanto traffico nei box in Ferrari. box Ferrari, sì. Non si aspettavano di avere ben due piloti che, vedete, poi esce solo un meccanico in solitaria, gli altri con tutta la calma del mondo lasciano lì un po' David abbandonato al suo destino. Lo vediamo là.
telecronaca su quello che fanno i meccanici per far rientrare i piloti ai box. Era lì, ha detto, ma sì, con calma, poi. Intanto quell'Enric F1 che si mette sopra Gil, attenzione. Sì, ma guardate, sono tutti lì e sono tutti vicino, a parte David, mostra assoluto alieno, ma per i restanti Giovinazzi, Ricci, Rick, Gil, Antinif, Gabbo, sono praticamente tutti lì, sono tutti vicini, anche Super Mickey, i due ragazzi facenti parte della categoria F3 stanno dicendo la loro in queste prime battute di qualifiche. Prima esperienza, ma subito vanno a farsi vedere anche in Q3. Li vedremo in Q3, vedremo come andranno ad affrontare quest'ultima qualifica e poi decreterà quelli che sono i primi, le prime 10 posizioni. Perché vedendo il tempo sono tutti lì. Guarda, solamente Stefano sopra l'1,37. Tutti questi tempi fatti registrare con le medie. Mi aspetto una Q3 stratosferica. Se, vediamo allora Marco se in questa Q3 con la soft se riescono a abbassare questi record Che e di quanto un David che potrebbe anche girare intorno al 34 e mezzo per quello che ha fatto 34 e vedere. mezzo sì. E questa sera comunque mi aspetto forse un podio di Antonio DC Le due Renault le vedo bene, Antrif chiaramente sempre il solito rischio, soprattutto su questa pista, di finirla la gara, nel senso se c'ha la testa sulle spalle i numeri ce li ha, è quello che rivediamo un po' sempre. Questa è una pista pericolosa sotto questo punto di vista, quindi sarà tutta una questione di nervi, perché le abilità ce le ha. Quindi autocontrollo e intelligenza nell'evitare attacchi forzati e contatti, magari accelerazione che ti porta a non pizzicarlo, ma a pizzicarlo troppo quel cordolo, quindi vai a strusciare poi al muro. E vediamo, vediamo. Antonio DC lo vedo molto bene comunque. Giovi chiaramente si è preso subito il secondo tempo. Sì, adesso vedremo se si sono risparmiati per quanto riguarda le prime, la Q1 e la Q2, hanno tenuto qualcosa in serbo per poter andare anche ad abbassare quello che è il muro dell'1,36, potrebbero farcela, hanno le caratteristiche adatte per scendere sotto il muro dell'1,36, la vedo difficile arrivare a scendere sotto il muro dell'1,35 per i piloti, a parte David che ce l'ha A fatto, te ce David, l'ha già sì. mostrato, ma per quello che abbiamo visto finora, difficile, veramente difficilissimo. Poi intanto Mickey, una scelta strana quella da parte sua, perché si trovava davanti a tutti, però decide di lasciar passare Gabbo e di lasciarli pista pulita. Non so il perché di questa tipologia di scelta da Ma parte di Mickey. sai, no, te lo dico io, Marco, i ragazzi della F3 chiaramente non si giocano nulla e cercano di non essere da intralcio quando possono, diciamo. No, ma Quindi aveva tantissimo chiaramente spazio e infatti non forse, ma è una manovra che non abbiamo visto solo fare a Mickey nel corso di questa stagione, ma anche tanti piloti preferiscono avere, sai, quel punto di riferimento là davanti, non essere il primo, mandare un pochettino sì. il pilota davanti a tutti. Qua intanto Gabbo inizia il suo giro, terza curva, giro annullato, quindi giro a vuoto per il buon Di Gabbo. questa cosa qui, Marco, ne abbiamo parlato proprio con Lucio, se ti ricordi, nell'intervista post-gara di quello che era la gazzella e il leone, chiamiamola così, perché ci sono dei piloti, ad esempio Giovi, tant'è che ne parlavo proprio con lui nell'intervista, che preferiscono avere di fronte e inseguire piuttosto che essere inseguiti, perché hanno, diciamo, come punto di riferimento la vettura di fronte e si può dire, tra virgolette, che copiano quello che fa quello di fronte a loro, un po' come se fosse una linea guida. E altra sfaccettatura non di secondo piano,
non hanno praticamente qualcuno dietro che ti tampina e quindi, diciamo, tra virgolette, ti mette l'ansia per tutta la gara, cosa che Giovi ha saputo fare molto bene con Gilles in parecchie gare, se ti ricordi, per poi sferrare l'attacco finale proprio negli ultimi giri, ultimi uno o due giri, per poi mantenere la seconda posizione e non dare la possibilità di replicare all'avversario. Intanto, guarda un po' questo Super Che Mickey cosa succede? 1.35.974 Antinif 1.35.487 Divinez 1.35.948 Divinez, da quando è iniziato il campionato, ha avuto una crescita esponenziale. Perché adesso lo vediamo lottare là davanti. Anche Rick scende sotto il numero dell'1.36, 1.35.787 Giovi, 1.35.692, un altro 1.35 fatto registrare da parte di Gilles, 1.35.839. Si sono aperte Ci dobbiamo completamente le danze. ricredere, ci dobbiamo ricredere di quello che abbiamo pronosticato all'inizio, allora. Vediamo David dove blocca l'intertempo, 1.34.324, Eccolo là, hanno abbassato più o meno appunto. tutti di 6 decimi il proprio Sì. intertempo. Inizia a essere difficile per tutti i piloti, tutti vicino, veramente non i decimi, anche i millesimi potrebbero fare la differenza. Vediamo Antonio Dicci, che è l'ultimo che deve far registrare l'intertempo degli 8 piloti già scesi in pista, mentre Stefano e Gabbo continuano ad aspettare ai box prima di scendere in pista. Andiamo proprio dal pilota della Renault, lo andiamo a vedere nel dettaglio, andiamo on board con lui per andare a studiare quelle che sono le traiettorie. Da parte di Antonio Dicci si va adesso ad affrontare l'ultima parte del secondo settore. Vediamo dove blocca l'intertempo. È 1,3 e mezzo, è qualcosina in più. 1,36 inizia a essere alto. Prima avevamo visto un David girare lì addirittura con le medie sull'1,02 pochi decimi. Quindi già inizia a perdere tantissimo. Probabilmente si andrà a posizionare vicino a Divinez e Super Mickey. Li vedo all'incirca per quello che sta facendo vedere in pista, forse anche qualcosa di più, perché qua ha sbagliato completamente l'uscita dall'ultima curva. Vediamo dove la blocca. Infatti 1.36.245, l'avevamo detto, all'incirca sarebbe andata a posizionare lì vicino. Così è stato, poi decide di tagliare completamente la curva, gira a vuoto, tornerà in box e poi si tenterà l'ultimo assalto per andare direttamente con l'ultimo giro, l'ultimo tentativo. Parliamo anche della cosa potrebbe succedere in gara. Abbiamo visto nel dettaglio, la stiamo vedendo già da un paio di giri, la prima curva. Una prima curva che è subito accompagnata da una seconda e immediatamente da una terza. Attenzione soprattutto all'avvio. Con tante monoposto tutte vicine, soprattutto con i piloti che arrivano da dietro, bisogna stare molto attenti, bisogna essere in grado di frenare nel momento giusto. Attenzione ai tamponamenti a catena, è un tracciato difficile perché qua si va veloci. Dopo la prima curva, la seconda e la terza sono rapide, sono immediate, bisogna essere in grado di affrontarle bene e fare attenzione a tutti i piloti che ti circondano. Io la guarderei con una lente di ingrandimento, che è un po' quello che succede sempre. La prima curva è sempre di fondamentale importanza. Fondamentale importanza, la prima e la seconda, soprattutto la prima, diciamo che ti incanala la gara, perché quello che succede lì dà l'impronta a quello che poi succederà dopo. Speriamo che l'impronta sia meno pesante possibile rispetto a quella che è la griglia di partenza, perché significherebbe che non c'è stato nessun disastro, diciamo così. Io stavo seguendo Gabbo nel suo giro lanciato, è andato completamente a tagliare una curva. Infatti, pista rossa, neanche il tempo di uscire da quella curva, che subito la pista si era illuminata tutta di rosso. Posso fare un copia e incolla del tuo discorso con Antonio DC? Vabbè, lui Che comunque adesso sta il tempo entrando anche l'aveva in già fatto box. registrare. Lui si Sì, sì, trovava sì, 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 sì. non nel giro lanciato. Infatti, vediamo già due giri sulle gomme Sì. soft. E adesso guarda cosa succede. Tutti ai box, si aspettano quegli ultimi minuti per scendere in pista. Questo è un pochettino
quello che è il classico tempo morto in questi ultimi 3 minuti, io direi di andare rapidamente a vedere quella che è la classifica per goderci questi ultimi 3 minuti. Andiamola a vedere nel dettaglio la classifica. Partiamo proprio dalla classifica costruttori con una Ferrari che ha doppiato letteralmente la seconda scuderia, che è quella della Renault. 493 punti per la Ferrari, 208 sono quelli per la Renault. Seguono McLaren, Red Bull, Mercedes, Haas, Toro Rosso e Alfa Romeo. Racing Point e Williams in ultima posizione, che non ha alcun tipo di pilota. Andiamo a vedere anche la classifica generale, perché è un David con 328 punti, Gil 155, Antonio Dici 136, poi Giovi, Stefano, Momo Salah, che quest'oggi non lo vediamo impegnato in pista. Anzi, sono qua, c'è un David che ha doppiato letteralmente Gil. Attenzione alla matematica, perché non vorrei dire, ma forse ci siamo persi qualcosa. Non vorrei dire torniamo direttamente in pista. Abbiamo visto lì la classifica. Non lo so, ma siamo nel corso del 15° Gran Premio. Un po' di rapidi conti con quella che è la matematica. Perché probabilmente potrebbe essere questo il Gran Premio. Potrebbe dare. Sto facendo i conti. Forse deve non arrivare Gil. Sto un attimo provando a fare i conti. Ma adesso, piuttosto che fermarci in calcoli matematici, che non mi sembra il caso di farli in questo istante, quando mancano 2 minuti alla fine della Q3, piloti che vanno tutti in pista, mancano Gil, che arriva anche lui ad unirsi alla festa. Dovrebbe riuscire ad entrare proprio per una questione di secondi, ma deve andare veloce, deve necessariamente rimanere in pista per fare quello che è il giro tutti in pista. Per questo finale, i primi che andranno a far registrare il tempo sono le due Renault. Quindi io direi di andare direttamente su Antonio Dici per poi goderci mano a mano quelli che sono tutti i piloti, in modo tale da vedere quali tempi faranno registrare. Il primo che andrà a partire sarà Antonio Dici, seguito poi da Antinif, mentre poi vedremo anche la Williams di Eric. Parte proprio Antonio Dici con il suo giro lanciato. Lo andiamo a vedere nel dettaglio. Mano a mano iniziano tutti gli altri piloti anche a far registrare, Devi ad stare attento, iniziare. Marco, a non tagliare lui qui. Perché Qua se tagli è se gli finita. annullano il giro, esatto, se gli annullano il giro per lui, insomma, è una gara in salita, non previsto, perché insomma da lui mi aspetto di più. Se parte così indietro, si fa dura, perché qui pista pericolosa secondo me. Vedi, ci sono tra una curva e l'altra, Marco, tu prova a immaginare lo scenario. Tra una curva e l'altra comunque c'hai pochissimo spazio per attaccare. Si fa dura, poi. Con Intanto tante macchine davanti. ho visto un pilota della Williams, se non vado errato, trattasi di Rick, che ha lasciato passare quelli che sono Gabbo e anche Diviniz. Mi ha voluto lasciare passare un Diviniz che non capisco il perché me lo dia con in pista. Forse ha sbagliato, ha fatto malissimo i conti a Anche sto io ce punto. l'ho in pista. Sì. Di Poi vedremo se è un errore di grafica, perché comunque grafica. anche c'era già capitato in altre situazioni di avere un Vediamo. errore simile. Intanto andiamo, siamo su Antonio Dici. Ultime curve del tracciato, lo andiamo a vedere, vediamo dove riuscirà a bloccare quello che è il suo intertempo. Ultime due curve, un doppio sinistra, vediamo dove lo blocca. 1,36, 128, si lo abbassa, ma non basta. Arriva anche Antinif, 1,35, 218, è un grandissimo tempo. Là davanti c'è un mostro che si chiama David. Vediamo, arriva anche Diviniz che non riesce ad abbassare quello che è il proprio intertempo. Arriva Gabbo, 1,35, 512. Arrivano adesso le Williams. Rick, giro annullato. Super Micky, 1,35, 284. Giro che vale Vediamo l'ottava Gil. posizione. Arriva addirittura anche. Abbiamo visto arrivare adesso Stefano, che è andato a posizionarsi in 1,35, 730 in quinta posizione. Vediamo Giovi che sta abbassando il proprio intertempo. Potrebbe andare a togliere la seconda posizione
a Dantinif, vediamo se riesce. Sì, riesce, 1:35.062. Adesso c'è addirittura David che lascia passare il compagno Gil, di scuderia. Sì. Vediamo Gil che qua va largo nella finale. 1:35.653. David che ha ascoltato dai box. Fai passare Gil, lascialo andare, sta facendo il suo giro, non c'è bisogno per te di andare a prenderti la prima posizione perché già l'hai presa, già l'hai fatta. È ancora un David che con un secondo di distacco rispetto a tutti gli altri, o meglio rispetto a quello che occupa attualmente la seconda posizione, va a prendersi la pole position. Un Giovi che ha girato bene, poteva scendere anche lui sotto il muro dell'1:35. Attenzione anche a Giovin questa gara, ma questa forse è una delle gare con tanti piloti così vicini, non li avevamo mai visti. Sì, 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 è vero Marco, peccato Antonio DC brutta Q3, l'unico sopra l'1:36 con la soft, e mi aspettavo di più. Bravissimi ragazzi della F3 che comunque mi immagino anche emozione, eccetera, 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 no? Comunque, settimo posto e nono posto hanno lasciato giù tutti tanti ragazzi della F1. Assolutamente. Complimenti veramente. Assolutamente. Intanto che adesso i piloti si vanno a posizionare sulla griglia di partenza per il classico giro di ricognizione, noi andiamo a vedere nel dettaglio quello che è il tracciato, sempre accompagnato da uno dei piloti della F1.
Eccoci tornati con le immagini in diretta. Vi ha accompagnato il buon Seba nel tracciato del Gran Premio di Singapore. Lo abbiamo visto, ha provato anche a spiegare un po' alla sua maniera quello che è il tracciato, come lo va ad affrontare. Seba che partirà dalla 16ª casella della griglia di partenza, ma ci siamo prontissimi per far scattare questo Gran Premio della Singapore. Si accendono i semafori, 2, 3, 4, 5, attenzione allo scatto là davanti da parte di David ed è partito il Gran Premio di Singapore. Subito Gabbo che riesce a guadagnare le posizioni, Antini fa già perso 3 posizioni, attenzione qua David esce benissimo, attenzione a questa curva 1, vediamo un po' di monoposto andare largo, ma sembra essere passato tutto in Den, bravissimi tutti i 17 piloti. Intanto Davide che inizia a dare manforte a quella che è la sua marcia, la sua guida, prova già a scappare, quasi un secondo messo nel giro di poche curve, un trenino delle varie monoposto, un continuo repentino scambio di posizioni fra Stefano e Divinez. Andiamo nella bagarre, andiamo a vederci tutti i piloti, andiamo a vedere quello che è il trenino, perché sono tutti lì vicini. Antonio Di Cicchi adesso va a sbattere sul muro, forse perde anche un pezzo di flap, ma vediamo un po' nel dettaglio, sembra avere tutto intatto. Sauro che sta perdendo un'infinità di posizioni e si gira Clodex. Si gira Clodex che va a contatto con Rick. Non era Clodex, pardon. No, è Era Sam Sentor. Era Sentor, pardon, confusione fra le due Alfa Romeo. E qua una Sentor che probabilmente, vediamo, safety car. Safety car. E qua l'abbiamo detto, attenzione, safety car immediatamente in pista. Praticamente è volato qualche pezzo di qualche monoposto, non Sì, c'è, per questo guarda. vediamo la safety car in pista. Sentor che riesce a recuperare su tutto il gruppone, è andato a girarsi lì sulla curva, non ho ben visto come, però si è forse entrato troppo forte, è andato a contatto anche con qualche altro pilota. Adesso safety car, stava già scappando David, che aveva già messo un secondo e mezzo in neanche un giro. E adesso Sì. è Giovi contento, dice adesso vengo, torno Vieni nei qua, tuoi bello, scarichi, vieni. torno nei tuoi scarichi. Però Sì, per il sì. resto, un po' una safety car particolare probabilmente. Intanto scambi di posizioni continui, Miki, Antonio Di Cicchi, Clodex che vai Ma box, perché box, Clodex che box, box. va in box? Sì. Forse questi tutti i piloti coinvolti, perché Antonio Di Cicchi l'abbiamo visto da solo completamente andare a sbattere sul muro. Fatto tutto da solo, un Clodex po'. cambia il frontale. Andiamoli a vedere. Stesso discorso anche per Antonio Sì. Di Cicchi. Anche Rick decide di Antonio Di C, cambiare scusa, sì. l'ala anteriore. Anche Clodex ugualmente. Sì, Clodex, esatto. cambiano tutti. C'è stato qualche contatto. Hanno Sì. optato per questa soluzione. Bene, tutto sistemato. Cambio, si va con le hard. Niente più, non continuano la marcia con le medie. E qua vedremo un pochettino con queste hard. Dovranno fare anche un'altra sosta, a mio modo di vedere. Non Sì, secondo penso. me non ce la fanno, forse ci provano, vediamo se sarà una scelta azzeccata o meno, perché secondo me Marco rischiano di perdere tanto terreno perché comunque girano più bassi di velocità, per poi essere magari costretti ad andare sul finale a buttare sotto subito una soft, perché comunque non ce la fa più poi la gomma. Comunque parliamo di 29 giri, eh. Sì, ma no, sono veramente tantissimi, anche perché è un Troppo tracciato presto, insomma, per questa scelta, secondo me. probabilmente anche un po' forzata dal loro punto di vista, e poi dovranno optare necessariamente per una soft per il finale. Intanto io vado a vedere anche David per provare e cercare di capire il perché non arriva ancora la comunicazione della safety car che rientrerà in questo giro. Vediamo che ha ancora le luci accese. Forse vuole un po' una safety car che vuole far rientrare tutti e dice: venite tutti insieme, facciamo ricompattare il gruppo. Manca solamente Clodex là dietro. Forse qua una safety car che rimane troppo. Non valuta bene quelle che sono le tematiche del gioco, a mio modo di vedere.
qua intanto Power Timone che non si sa bene come riesce a prendere penalità uscendo dai limiti della pista. Un po' difficile uscire dai limiti della pista. Chiederemo a Power Timone come sia riuscito a fare tale cosa. Infatti adesso tutti rientrati, tutti vicini, e adesso necessariamente la safety car dovrà rientrare ai box. Non vedo altra soluzione, penso sia proprio così. Intanto quello che sto notando è che Giovi sta lasciando un pochettino anche andare in avanti David, non si avvicina troppo, lo vuole, dice voglio stare tranquillo, lo lascio andare là davanti, sto sereno, sto tranquillo. E intanto cosa vediamo per quanto riguarda quella che è la classifica in questi primi giri, nonostante un giro non c'è neanche stato. Si è rimesso in là praticamente. Gile subito. E poi c'è anche un Gabbo in quarta posizione, probabilmente poi lo sentiremo anche nel finale a gara finita. Un tracciato che a lui piace, perché Gabbo era partito bene però Marco, Sì, sì, sì. Infatti, però non l'avevamo mai visto forse battagliare così su, così in alto. Forse le primissime gare, quando ancora non c'era Giovi, mi ricordo i primi tre, forse 3-4, i primi 3-4 Gran Premi, me lo ricordo forse vicino al podio. Sì, perché poi è un po' sparito dai radar. Sì, bravo, sì. Si è andato a piazzare quel gruppone di mezzo, diciamo così, di settimo, ottavo posto, su per giù. Felici di rivederlo lassù, infatti safety car che rientrerà giustamente a questo giro, forse anche un giro di troppo per la safety. Allora, e come al solito ovviamente... David lascia scappare. Tiale, continua. Ovviamente sì, la safety car purtroppo è l'anello debole di questo gioco, secondo me, perché è quella che causa più problemi sia ai piloti che a noi, che dobbiamo poi andare a intervenire successivamente sui video dei ragazzi, e quindi ci rende un po' la vita difficile anche in queste competizioni. Peccato, perché se riuscissero a sistemare questa safety car, appunto, sarebbe veramente uno degli giochi sportivi chiaramente fatto meglio. Tanto riparte finalmente quello che è il Gran Premio. Attenzione, perché adesso c'è Gabbo che vuole anche tentare l'attacco su Gil. Sì, subito visto. Ha tentato di farsi vedere negli specchietti. Gabbo felice di rivederlo quassù, siamo felicissimi di rivederlo quassù. E adesso però attenzione anche dietro, cosa sta succedendo? Attenzione a Seba che va in ultima posizione, forse un contatto proprio con Seba, che lo vediamo andare un po' in velocità da crociera. Sta perdendo tanto terreno, ma non riesco a capire se ha perso qualche pezzo di alettone. No, rimane... Vuole andare con calma. E intanto c'è Antonio Di Cinque in diciamo, posizione. Sarà una gara all'inseguimento. Qua sbaglia anche l'ingresso in curva e perde anche la posizione. Antonio Di Cinque, gara rovinata con le sue mani. Si è rovinato da solo, è andato a sbattere. Addirittura Antonio Di Cinque che va in ultima posizione. Non c'è Antonio Di Cinque. Niente, un pronostico completamente sbagliato a questo punto da parte mia. Diciamo che nella Q2 l'ho visto giocarsela bene in un certo modo, invece ha perso un po' la testa. Sì, poi è andato qualche sfortunato, è andato a sbattere da solo sul muro, tutto in solitaria. Non l'ho visto se c'è stato qualche contatto da dietro, ma per quelle che erano le immagini che abbiamo visto dal suo onboard, caso non ci sia stato qualche contatto dietro, probabilmente non ce ne siamo accorti. Però è andato da solo a sbattere proprio in questa zona del tracciato. David fa registrare un 1.44, 477, sì, leggi benissimo. Pazzesco. Inizia così, ma a mio modo di vedere è un tempo ancora alto, inizierà ad abbassare piano piano. Pazzesco nel senso opposto, chiaramente, perché c'era probabilmente ancora la safety car. Sì, vedremo bene.
Vedremo piano piano come abbasserà quelli che sono i tempi, che comunque trattasi, ha fatto 1:44,77 per quella che è la realtà, il giro più veloce durante la gara è stato fatto registrare da Vettel, se la memoria, se i miei appunti non mi ingannano, nel lontano ormai si fa per dire 2013, con 1:40,524, Pensa. un David più veloce di Vettel, Vettel. potremmo dire così. Potremmo dire così, quando forse ancora si trovava in forza alla Red Bull, forse stava uscendo un A pochettino Red Bull, Vettel. sì, probabilmente. Guarda qua cosa si sta andando a formare, perché c'è Gabbo che non riesce a tenere il passo di Gil e sta formando tutto un Sì. trenino là dietro con Sta Antinif, facendo Stefano e da tappo a tutti Diviniz. gli altri. Sì. Forse non ha lo stesso passo gara di Antinif. Vediamo quando proverà l'attacco. Attenzione anche a tagliare quelle che sono le curve. Mentre un Giovi praticamente in solitaria. Stesso discorso anche per Gil. E poi c'è Gabbo qua davanti. Sembrano comunque un secondo e mezzo di distacco in questa tipologia Marco, di proprio quello di cui ti parlavo prima, no? Secondo me la difficoltà in questo tipo di tracciato è trovare il pezzo di pista da utilizzare per il sorpasso non è semplice, perché è un continuo di curve, curve che chiaramente non puoi azzardare perché c'è il muro. E infatti vedi che Gabbo fa da tappo e comunque non Antenif fa difficoltà, che tra l'altro non è che uno è un po' uno scriteriato, quindi non è che uno che si fa tanti problemi, ecco che trova proprio adesso lo spazio in una staccata per passare, ma insomma nel frattempo si è messo un bel divario tra Gil e Antif, quindi ha perso tanto tempo per fare un sorpasso, Antif che chiaramente ne ha di più di Gabbo in questo momento. vediamo se riuscirà anche a colmare il divario su Gila, che Sono adesso vicini, sì, sono vicini. sono vicini, ma sai, un secondo e mezzo comunque sia in questa tipologia di tracciato non è tantissimo, perché quando si va ad affrontare quella Esatto. che è la curva lo vedi subito vicino, ma guarda che Antinif Che sta guadagnando del terreno, eh. Sta guadagnando del terreno e potrebbe anche scendere sotto il muro del secondo per poter sfruttare quello che è il sta DRS. 1,3 Continua, continua. 1,100. Sì. Continua a scendere, attenzione adesso Stefano può tentare l'attacco su Gabbo, sbaglia qui Gabbo, ha sbagliato Gabbo completamente perché pressato da dietro da Stefano, l'aveva visto negli specchietti, un Stefano che sì, aveva alzato il piede, stava consentendo a Gabbo di andare dentro, non se l'è sentita qua forse Gabbo, mi modo di vedere, My pecca, box, my box. non pecca di inesperienza, pecca di giovane età probabilmente in questa Sì. situazione. Perché l'abbiamo proprio Gabbo ai visto. box, vediamo cosa succede. Comunque, Antinif ha ripreso Gil. E adesso può tentare l'assalto a quello che è il podio. E alla terza posizione un Antinif sceso straconcentrato in pista. E adesso un po' qua si va a ripetere quella che è la battaglia che ha visto impegnato questi due piloti in quella della Spagna, dove poi un Antinin che aveva perso la testa proprio nei confronti di Gilles e dopo il sorpasso da parte del pilota della Ferrari, tempo di due curve e intanto Sirio a muro, attenzione Sirio che è andato a muro, Danno andiamo a vedere fatale, sì. safety Tanto car, safety car. Vedi perché qua quando Gabbo ha cambiato l'anteriore, Marco, e è uscito di nuovo con la hard, cambiando vediamo anche gomme. se riesco anche a vedere in curva 7 dove è andato a sbattersi Sirio con una Con monoposto l'inquadratura di Gabbo, eccolo lì. completamente, è Sì, andato contro il muro, è andato contro il muro in rettilineo. Forse qualche contatto con qualcuno, non lo sappiamo, non l'abbiamo visto. Safety car, 7 giri, 2 safety car. Gara molto frammentata, perché adesso quando la safety spezzettata. car tornerà ai box, saremo intorno al nono decimo giro e saremo già a un terzo di gara. Un po' una prima parte di gara spenta praticamente, abbiamo visto ben poco. Sì, Marco, purtroppo questo tipo di gare l'avevamo, cioè, ce l'eravamo detto, insomma, pronosticato, e ecco lì.
purtroppo questi tipi di, questo tipo di errori che magari più difficilmente nella realtà della Formula 1 vediamo, in quanto comunque i piloti rischiano la pelle, quindi chiaramente poi sono piloti veri, è più complicato di vederli. Qui purtroppo, ecco, i ragazzi con magari un po' meno di esperienza, qualche volta un po' di sfortuna, può succedere che c'è il contatto e qui poi chiaramente esce subito la safety car, perché non è che vai fuori pista, qui sei nella pista, quindi c'è poco da fare. Adesso non so se hai notato, ma praticamente tutti i piloti si trovano nelle prime 10 posizioni, un trenino, tutti ai box, tutti insieme allegramente. Infatti, guarda, tutti con l'hard. Vorranno arrivare in fondo, non lo so, ho dei Sì, dubbi. Ho adesso sì. Beh, anche un po'. adesso Vedremo sì, un po'. Marco, perché sono 23 giri con l'hard e qui li fai, eh. Vedremo un po' se riusciranno, perché sono entrati tutti ai box, improvvisamente un Power Trimone che si è trovato in prima posizione, seguito da Rick. È una E ti dico cosa. anche che Giovi è uscito davanti a David, vediamo che succede. E qua mi chiedo come, probabilmente, ti dico cosa è successo, probabilmente un David che voleva uscire dal suo box, una volta E fatto c'era il Gil, sicuro, cambio. sicuro ha beccato Gil. No, non ha beccato Gil, ma bensì ha beccato traffico nel rettilineo, nel corridoio che accompagna Vero. quello che sono i box. Quindi probabilmente non è potuto uscire. L'ha anticipato quello che è Giovi e così si è trovato davanti una safety car amara in questo istante per Sì. David, che ha perso una posizione senza poterci fare assolutamente nulla. Non poteva fare niente. Ovviamente non può andare a prendersi adesso la posizione, vedremo se poi appena la safety car rientrerà ai box probabilmente farà ancora un altro giro e poi ripartiremo immediatamente con il decimo giro del Gran Premio. Perdere una posizione così, forse il sorpasso più inaspettato nella Sì, storia, sì, uno sì, sì, sì. sorpasso, Ti anche dico se una cosa capita. che mi viene in mente, Marco, così guardando adesso la classifica. Power Trimone e Rick F1 che chiaramente non andranno in box molto presto, sempre se ci andranno, perché già ci sono stati, già l'hanno cambiata la gomma. E che quindi verranno probabilmente, se pronostico parla chiaro, sorpassati da Joey e da David. Probabilmente. Quindi adesso sarà interessante vedere quando e come Giovi tenterà l'attacco ai due e quanto ci metterà David, perché David sì, ok, numero uno indiscusso. Vediamolo sorpassare, perché l'abbiamo visto anche a Monaco, se ti ricordi, un po' in difficoltà quando si trova nel mezzo. Ok? Perché lui sì, sa pizzicare e sfruttare tutta la pista. È un pilota molto abituato a sfruttare la traiettoria migliore quando la pista è libera. Lo voglio vedere e a questo punto diventa molto interessante in questo frangente dove deve sorpassare Power Trimone, Rick e anche Giovi se ce la fa. Vediamo. A meno che Si fa, David. adesso Adesso si fa interessante. diventa molto interessante. Intanto qua abbiamo in chat anche il buon Mr. Siri, un po' curiosi di sapere cosa è successo. Probabilmente non so se è un contatto solitario, un contatto con qualche altro pilota. Poi sarà Siri a dirlo, perché per quello che abbiamo visto noi dalle immagini, abbiamo visto Solo la l'anteriore macchina purtroppo al destra centro, distrutta sì. praticamente, dove non poteva più fare niente, però con una macchina che era rimasta anche dentro la pista, non era, si trovava proprio nel mezzo praticamente, poco spostata sul lato di sinistra,
un po' curiosi di sapere cosa è successo perché non abbiamo avuto modo di vederlo in diretta. Safety car che rientrerà ai box in questo giro. Vediamo se scatta Power Trimone che sta fungendo da tappa. Attenzione, adesso parte però Power Trimone che lascia passare. Che Guardate sta succedendo? Cosa sta succedendo? Tutti vicini, attenzione, può approfittare qua David. Qua hanno rischiato tantissimo. Giovi va a prendersi la seconda posizione. C'è Stefano all'esterno, prova ad attaccarlo, ma Giovi riesce a difendere su Stefano, però deve concedere la posizione a Rica. Attenzione adesso dietro a quelle che sono le due Ferrari, perché sono tutte vicino. Qua un Power Trimone che probabilmente non è abituato ad Stefano ha passato avere. David. Sì, Stefano ha passato un Power Trimone, a mio modo di vedere, non abituato ad avere la safety car là davanti e ha creato il delirio più assoluto. Qua Stefano taglia notevolmente quello che è il Proprio Giovi. tracciato per poter andare a difendere la quarta posizione. Io sto seguendo dall'onboard da parte di Jill dove c'è la bagarre. Attenzione qua, Giovi può tentare l'attacco all'esterno su Power Trimone, ci prova e si va a prendere Sì, anche sì, sì, quella sì, sì, che è la sì. posizione. Giovi in prima posizione può adesso tentare di scappare, di mettere secondi preziosi per allontanare quella che è la rincorsa da parte di Stefano, che sarà un osso duro per quanto riguarda i due piloti della Ferrari. Mike va a prendersi la posizione su Divinez, Gab ancora che perde del terreno. Due Andiamo posizioni, sempre a sì. scorrere quello che è quella che è la classifica con Rick in terza posizione che sta controllando insieme a Power Trimone. Giovi che non riesce però a scappare, un Power Trimone che ha combinato praticamente il delirio assoluto alla ripartenza della safety car, ha messo quasi tutti in linea e poi sono scattate le varie monoposto. Stefano è stato il più scaltro di tutti perché è andato a prendersi la posizione su David, forse un sorpasso da incorniciare, sai, difficile superare uno come David. Intanto bandiera gialla nel settore 3, sempre Seba che probabilmente va a combinare qualche pasticcio, e intanto c'è Divinez che decide anche di optare per i box, stessa sorte anche per Antonio DC, ed è già la terza, forse quarta volta che rientra ai box in 11 giri. Antonio DC, lasciamelo dire, non sta guidando lui. Chi sta guidando al posto di Antonio Dici? Ha passato il joystick a qualcuno, lui ha deciso di andare in qualche altra stanza, non ne vuole sapere, non vuole Ti fare faccio un niente. breve intervento, Attenzione qua, Marco. Itaros, bandiera gialla, è Ritirato, andato a ritirato. muro, è andato a muro qua Itaros, però me lo dà come safety car Safety car virtuale. virtuale. Vediamo se riusciamo ad intravedere anche la sagoma di Itaros. Safety car virtuale perché andiamola a vedere, ah, proprio lì è andato a sbattere sul muro. Giri, tre safety car. Incredibile. L'avevamo detto. Sì. Intanto, Marco, ti faccio una breve disamina proprio di quello che detto poc'anzi. Giovi, grandissimo quando c'è da sorpassare, che cosa fa? Pochissime curve, butta subito quei due dietro. David, paradossalmente, invece perde una posizione perché si fa tirare dietro da Stefano e non sorpassa nessuno. Adesso è andato safety car virtuale che scompare proprio in E si questo riparte. istante. Jill. Jill è andato a contatto con il muro e qua Jill ha perso tantissimo terreno. Jill, vediamo se rientrerà anche in box per cambiare l'area. Non l'abbiamo visto, non l'abbiamo potuto notare nel dettaglio. Abbiamo visto perdere un'infinità di posizioni. Anche Antinif decide però stavolta lui di rientrare ai box. Stavo vedendo perdere un'infinità Box, di posizioni. Mi sì. stavo iniziando a preoccupare. E adesso per David avere Stefano, che comunque è un osso duro da superare là Allora, davanti, diventa Antinif difficile. aveva mezzo anteriore sinistro rotto, quindi l'ha cambiato. Anche perché a 4 giri sulla gomma era un po' impossibile Probabilmente da contatto cambiare con Jill, sai, gomme. con Antinif. Probabilmente sì, a contatto con Gil. Evito di fare commenti, insomma, ecco, però, insomma, è una situazione che si sta facendo veramente perché sempre avanti di figo un po'. Vedremo nei video, vedremo. Tanto Giovi primo, Enrique F1 incredibilmente a podio terzo al momento.
Sì, ed è attenzione qua Ricchio perché sbaglia l'ingresso in curva, voleva tentare l'attacco su Power Timone, stava per perdere quella che è la posizione, ma c'è un Power Timone che in questo istante è il miglior alleato di Giovi, che se ne sta andando, sta scappando, perché sicuramente David e Stefano insieme a Rick hanno un passo gara superiore rispetto a quello di Power Timone, ma non è facile superare e non stanno neanche cercando il sorpasso azzardato per provare a recuperare del terreno. Giovi ne approfitta, pista pulita, quasi 5 secondi di vantaggio rispetto a Power Timone, continua ad accumulare quelli che sono giri, la gara continua ad andare avanti, sì. Ed è quando ho visto dietro uscire un gambo, sì, molto, sì, veloce, un paio di vetture a cannone che hanno andate molto larghe. Wow. Eh sì, vedi lì David purtroppo, ecco, ne ha tre davanti in un fazzoletto, si fa dura adesso, non so se lui rischiare e comunque andare ad attaccarli. Tanto Stefano prova su Rick, cacciato all'esterno della pista, riesce a prendersi quella che è la posizione, sì, sì, vediamo, sì, se ne approfitta pure David perché ha l'interno della pista, qua l'esperienza da parte di questi due, sì, piloti, sì, con, sì, un, sì, Rick che decide di lasciarli andare avanti. Fatto fuori in una curva, sì, 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 sì. Aveva sbagliato completamente, diciamo, l'ingresso. Che se l'ha fatto apposta Marco, ci sta. Sì, anche per quello che sono i piloti, certo. Sono ragazzi che vengono qui per fare un'esperienza, giusto che non vadano ad intaccare soprattutto le prime posizioni. Fatto Stefano che rischia l'attacco intanto su Power Timone, vediamo Stefano se riesce a prendersi la posizione. Sì, ce la fa, li passa davanti, mette dietro quello che è Power Timone, che l'avevo detto stava facendo un po' da tappo con un Stefano che adesso può provare ad allungare, e adesso sta tutto sulle spalle di David, che deve sbarazzarsi il prima possibile di Power Timone, ma poi là davanti c'è anche Stefano che sicuramente sta girando forte e non sarà facile per il pilota della Ferrari provare a superarlo il più velocemente possibile, con intanto un Giovi che ha quasi 7 secondi di vantaggio e iniziano a essere tanti. Sì, sì, secondo me Giovi già l'ha chiuso, te lo dico così, a metà gara. Non farei mai conti senza l'oste, come si suol dire, perché l'abbiamo visto, trattasi di una pista imprevedibile. Se dovesse entrare un'altra safety car, a piovere, non lo so. Se dovesse, vabbè, chiaro, certo. Attenzione qua, David può tentare l'attacco su Power Timone, forse un po' di lag da parte di Power Timone, sì, che va con la, che scatta con la vettura in avanti in pochi millesimi di secondo, ma è un David che sta provando a prendersi la posizione su Power Timone, ma non riesce, non ha lo spiraglio giusto per provare ad attaccarlo e sta soffrendo tantissimo, mentre un Stefano che prova piano piano ad allungare, prova a mettere anche un secondo, qualcosina in meno in questo istante su Power Timone, che sta riuscendo a sfruttare quello che è il DRS, forse anche grazie a questo che Power Timone sta difendendo la posizione su David, riesce a rimanere incollato a quello che è il podio, con un David che però, se vuole andare a prendersi la vittoria in questo Gran Premio, deve sbarazzarsi del pilota della Toro Rosso, anche se immagino che Power Timone rientrerà ai box, perché ormai è già 14 giri con la gomma hard, praticamente tutto il Gran Premio fatto con questa, tipo, con questa miscela per quanto riguarda la gomma scelta dal pilota della Toro Rosso, e quindi rientrerà anche ai box, ed è un David che è un po' in balia in questo istante di Power Timone, che continua a scappare in avanti, infatti proprio lo vediamo sopra di lui con una connessione che sta dando un grande fastidio. Adesso però David può tentare l'attacco su Power Timone, prova ad andare all'interno, sembra aver preso la posizione, attenzione all'incrocio di traiettoria perché ancora Power Timone prova a difendersi, un Power Timone che continua a scattare, ma stavolta è David che riesce
a prendersi la posizione. Sorpasso completato per il pilota della Ferrari con un power trimone che ha problemi di connessione notevoli. Ale, se vuoi intervenire, penso sia questo. Guarda, io Marco onestamente non riesco a capire se è power trimone o è David. No, è power trimone. Mi vedo scattare tutte e due. Io purtroppo, come hai potuto vedere precedentemente, non usufruisco di una connessione in questo momento al top, in quanto purtroppo con l'arrivo di questa Covid che sta affliggendo un po' tutto, stanno tutti a casa, tutti connessi, e il mio gestore praticamente ha calato pesantemente quella che è la connessione, che quindi chiaramente sto avendo anche io dei problemi, faccio difficoltà ad andare a capire poi se effettivamente sono io o chi è. Okay. Quindi vediamo un attimo se c'è ancora. È andato a girarsi intanto di Vinez in solitaria, che si trova in questo istante in ultima posizione. E intanto, come vedi, la bagarre tra Antonio Di C e Gil per l'undicesima posizione, una bagarre che forse non ci saremmo mai aspettati di vedere così indietro. Intanto attenzione qua, David può tentare l'attacco su Stefano, riesce anche grazie a quello che è il DRS a prendersi la posizione sul pilota della McLaren. E adesso l'inseguimento qui, 7 secondi e mezzo, qui parte la gara di David, una rincorsa infinita su Giovi. Vediamo se guadagna qualcosa, perché prima l'avevamo visto, deve essere anche bravo Giovi a non incappare in alcun tipo di penalità, e vedremo se adesso David, esatto, non so come stanno messi con le penalità tutti e due. E però 7 secondi e mezzo, David, nel senso, non è un pilota che ce l'ha, insomma. Vediamo. Sì, è un pilota che sicuramente può recuperare questa tipologia di svantaggio. Parliamo circa di mezzo secondo a giro. Sì, vediamo. Tanto qua c'è ancora un Antonio DC, pista no per il pilota della Renault, un'altra volta al muro, un'altra volta dovrà rientrare ai box per cambiare il proprio alettone. Cosa sta succedendo ad Antonio Di C? Non ci aspettavamo minimamente di vederlo così tanto in difficoltà, proprio non riesce minimamente a tenere la monoposto in pista, sta avendo una difficoltà infinita, incredibile, indecifrabile anche in alcuni casi. Intanto, quando è iniziato, sai, a un certo punto poi perdi pure la testa, quindi a quel punto ti snervi, ci arrivi anche un po' così a fare degli errori. Sì, intanto stavo dicendo, quando è iniziato il giro, David aveva come vantaggio, pardon, Giovi aveva 7 secondi e 2 di vantaggio su David. Quindi potremmo fare anche, vedere durante i giri, quando adesso andrà a finire il giro David, quanto sta guadagnando nei confronti di Giovi. A Roma si dice i conti della serva. Io non conosco i detti di Roma, mi perdonerai, ma non conosco. Quindi andremo a fare i conti della serva a fine giro. Sì, per capire, perché qualcosa sta guadagnando. Vediamo più in questo istante che scende sotto il muro di 7 secondi, poi solo per un istante, un po' un elastico in questa frazione. Infatti, ecco, adesso proprio arriva anche più considerevole quello che è il distacco. Sta guadagnando qualcosa, guadagna sul giro probabilmente all'incirca 4 decimi, qualcosina di più, qualcosina di meno. In questo istante vediamo dove va a fermarlo, 7 secondi spaccati, ha guadagnato 2 decimi, è poco in questo istante per provare il recupero su Giovi. Deve... Già, è un alieno, l'abbiamo considerato un alieno, deve diventare un super alieno in questo istante se vuole prendersi la posizione. Viaggio in avanti con la fantasia, chiamiamola così, Marco. E che cosa faranno questi due piloti con le gomme? Te lo chiedo a te. Ma io prevedo,
Sai, secondo me per quanto riguarda Giovi, lui rimane in pista, lui non ha necessità di tornare ai box, non lo deve fare, non lo vuole fare. Starà un pochettino a guardare quello che devi, perché adesso lo vediamo, forse è un David che ha iniziato a 6 e guadagnare. 3, Ha iniziato a guadagnare tanto terreno, ha iniziato a 6 guadagnare e 2, tantissimo terreno. Se prima ne aveva preso due decimi, adesso nel giro gliene ha di due presi settori 8. ne ha presi 8. Iniziano a essere tanti, iniziano veramente a essere tanti. Forse anche nel rettilineo del traguardo lo inizia ad intravedere sullo sfondo Giovi. Quindi probabilmente, allora, se io fossi in Giovi continuerei così con la gomma hard, però adesso David ci sta dando dentro, adesso è un David che sta andando, o forse è un Giovi che sta ci vuole far raggiungere in quest'istante, ma non penso che sia una Follie. strategia. Noi proviamo sempre a No, fare no, le no, no. strategie, ma non credo, perché qua in un giro gli ha preso un Sicuramente secondo e no. 100 ed è Che è tantissimo. tantissimo, tantissimo, Marco. Tantissimo. Adesso però trova Seba, trova Seba, adesso c'è traffico per David, vediamo se Seba gli darà pista per farlo passare, vediamo se se n'è Sì, accorto. sì, Sì, sì. ok, perfetto, passaggio Sì, pulito, niente difficoltà. Tanto qua dietro stupendo. c'è Sauro che è andato a prendersi la posizione con Gabbo che addirittura perde anche la posizione su Clodex, poi va a sbattersi contro una vettura fantasma e finisce fuori dal tracciato. Gabbo l'avevamo visto in quarta posizione e poi è scomparso completamente. Forse la safety car le ha un po' tagliato le gambe. Guarda qui che Probabile. bagarre con Power Trimone e le due Williams. Una serie di scambio di posizioni fra questi tre piloti. Ma è un Power Trimone che continua a rimanere in pista nonostante stia avendo tanti problemi di connessione, lo stiamo proprio vedendo in maniera sostanziale, lo vediamo proprio nel dettaglio, non sa bene come. Si sono trovati improvvisamente tre piloti tutti in linea, uno a fianco all'altro, è successo un po' il delirio. Qua anche Gabbo che trova la sua Prende la prima penalità. penalità, troppi tagli di curva. Intanto Antonio Di C. Giro record 1:38.815. Un vero peccato in questo istante, mi verrebbe da dire per Antonio Di C A vederlo là caso, in quattordicesima 14° posizione. giro record, incredibile. Poteva dire la sua. Poteva assolutamente dire la sua. Poteva assolutamente dire la sua. E qua 12 giri su quest'hard, Marco. Che dire, secondo me, con queste gomme in questo stato di deterioramento sta dimostrando David di avere ragione. 4,7 a 11 dalla fine. 11 giri dalla fine. 4,5, 4,6, siamo lì. Secondo me nel finale arriverà a poter sferrare l'attacco. Vediamo cosa scelgono di fare i due piloti, nel senso sicuramente se David si ferma a cambiare qualcosa, il giro dopo Giovi si ferma a cambiare qualcosa. sì, quello assolutamente, anche Vediamo se, che succede. non è detto, perché magari un Giovi che così Magari guadagnerebbe si 30 prende 30 secondi. secondi, sì, a quel punto se tu prendi 30 secondi, magari mancano 3 giri che non ti fermi, chiaro. Allora, secondo me il ricongiungimento fra David e Giovi arriverà intorno al giro 22-23, quindi ci siamo praticamente quasi forse anche 24, perché vedo un David che sta guadagnando, guadagna sempre, ormai non perde più, continua a guadagnare decimi dopo decimi, secondi dopo secondi. Quando eravamo partiti con quelli che sono, con quella che era la safety, pardon, non la safety, con i secondi di vantaggio dopo aver fatto fuori Stefano, che intanto ha perso 8 secondi su David, sono veramente tantissimi. Questo ci fa capire che comunque Giovi sta girando più veloce rispetto a Stefano. Adesso diventa un pochettino una gara in solitaria per tanti piloti, con le due Williams di Mickey e Rick in un'ottima quarta e quinta posizione che vanno a darsi bagarre. E poi qua dietro per la settima piazza Sauro, Clodex e Gabbo che se la vanno a lottare tra di loro, mentre dietro c'è la lotta tra Divinez e Antonio Di C.
valida per la tredicesima posizione Power Trimone, che decide dopo ben 20 giri con l'hard di rientrare anche ai box. Viene superato immediatamente da Antinif, che stava andando forte. Era un Antinif che stava girando veramente bene. Poi purtroppo il contatto probabilmente con Gil, perché non l'abbiamo visto nel dettaglio. Noi abbiamo visto solo Gil perdere un'infinità di posizioni, ma per il resto poi abbiamo visto anche rientrare i box, quindi probabilmente sì, il contatto è proprio avvenuto con Antinif. Vedremo poi nel post gara se effettivamente è così, ma più o meno facendo due calcoli rapidi, due ragionamenti, dovrebbe essere quello. Qua intanto Antonio DC che prende penalità che per il momento significano nulla, anche perché si trova là dietro con un Seba che continua a girare in solitaria. Si fa la sua gara, sta tranquillo, rimane là dietro, lascia passare anche quelli che sono gli altri piloti. E attenzione a David perché sta arrivando, te l'ho detto, giro 23 probabilmente. Potrebbe essere il giro giusto, cioè si finisce questo giro e poi attenzione anche perché scendere sotto il secondo significa DRS, significa più esprimere al meglio quelle che sono le prestazioni da parte della propria vettura. E un David un po', ormai mi sento anche di dire, rimonta completata, è praticamente arrivato. Sì, ma poi lo vede già dagli specchietti, quindi Adesso qua vediamo Giovi se chiaro. sarà anche in grado di difendere i vari attacchi che porterà David, che forse nel primo giro che avevamo visto con David davanti aveva sbagliato qualcosa, stava cercando di strafare, ma David comunque l'abbiamo visto anche forse poi ha detto, ma aspetta, io se faccio il mio classico giro, se rimango tranquillo lo vado a prendere, ho tutto il tempo del mondo per poterlo recuperare. Situazione diversa sarebbe stata se questa situazione si fosse presentata in questo punto della gara, ovvero dopo due terzi di gara già trascorsi. Lì iniziava a diventare veramente difficile, quasi impossibile. Ci ha impiegato all'incirca 7-8 giri per guadagnare 8 secondi, per riprendersi quei 7 secondi che ancora comunque deve prenderne 2. Però per quello che stiamo vedendo finora guadagna. Probabilmente adesso quando finirà anche questo giro sarà sceso sotto il muro di 2 secondi. Già lo fa in questo istante. Adesso un Giovi che lo sa. Non penso rientrerà in box, a meno che non lo faccia il pilota davanti a tutti, perché io prevedo una soft finale. Sarà difficile perché già con 20 giri con le hard iniziano a essere tanti, ne mancano 8, quindi se arriverà intorno al 23° giro con l'hard penso che rientreranno entrambi ai box. Questo un Quindi per pochettino. esempio Rick F1 c'ha 20 G sull'hard, Sì, vediamo 21 adesso. quando rientrerà in box, perché per lui Vediamo quando sicuramente scoppiano. A un certo punto esplodono. io non penso arriverà in fondo Rick. Poi potrei sbagliarmi, felice anche di essere smentito. Sì, assolutamente. Tanto quasi il muro del secondo che inizia ad intravedersi per quanto riguarda David e Giovi. Adesso Giovi lo sa bene. Forse l'amico in quell'istante, Power Trimone, il miglior alleato di Giovi, l'avrebbe voluto avere per altri 3-4 giri, probabilmente là davanti, per provare a guadagnare anche quelli che erano 10 secondi, forse 11, forse 12, perché così iniziava a diventare veramente stra-difficile. Ma qui Davide ci fa vedere una prova di forza esagerata e clamorosa. Sì, Giovi, grandissimo pilota, ma Davide sta dimostrando, l'abbiamo detto, non di essere un alieno, ma di essere un super alieno. Super alieno, sicuramente. Andiamo Nulla adesso. da dire, nulla da dire. Adesso probabilmente scenderà anche sotto il muro del secondo. Io intanto scorro un po' quelli che sono i piloti perché c'è sempre la bagarra per la Eccolo settima qua. posizione. Scende sotto il secondo. Adesso avrà anche dalla sua quello che è il rettilineo. Vediamo se adesso è praticamente incollato. Non è riuscito a prendersi quello che è il DRS, che avrà però a disposizione nel rettilineo che accompagna l'ultima parte del primo settore, che accompagna curva
Da curva 5 a curva 7 è praticamente lì, è praticamente arrivato. Intanto ancora qua dietro un Clotex, Gabbo e Sauro che si controllano un po' a vicenda, stanno tranquilli. Vediamo, noi rimaniamo qua per la prima piazza perché c'è David che adesso lo ha messo nel mirino. Proprio anche qua l'abbiamo visto un ingresso diverso in questa curva, gli ha guadagnato tantissimo terreno proprio come impostazione di quella curva che trattasi della curva 9, se la memoria adesso non mi gioca un brutto scherzo. Se non vado errato, né Giovi né David dovrebbero avere delle penalità. Non so se David in questa sua rincorsa, soprattutto in quel giro dove non ha guadagnato tanto, ha guadagnato solo 2 decimi, si è trovato in situazioni difficili, quindi ha dovuto tagliare quella che è la pista, ha preso degli avvertimenti, perché ricordiamo che dopo il terzo iniziano ad arrivare quelle che sono le penalità. E vedremo un po', perché adesso sì, siamo nel corso del giro 24, ultime battute del terzo settore per i piloti che occupano rispettivamente prima e seconda posizione. Continua anche la rincorsa da parte di Rick con le sue hard. Io sto sempre a guardare lui. Power Timone che decide di optare per una soft. Stesso discorso per quanto riguarda Seba là dietro in solitaria. Un po' un Seba che forse non l'abbiamo mai visto davanti. Lui dice: io ho le carte in regola, però per ora le parole non vengono mai rispettate. Non riesce ad esprimersi come vorrebbe. Ne abbiamo parlato in tante occasioni. Abbiamo perso Ale. No, no, ci Ah, no, sono, ci sono. stava No, pensando, non sapeva cosa dire su Seba. onestamente, beh, dai, su Seba, secondo me dovrebbe scendere di una categoria e divertirsi, io la vedo così, perché purtroppo, a meno che non delega qualcun altro a fare tutte le operazioni delle quali si occupa lui, che gli portano via tanto, tanto, tanto tempo, e purtroppo ha bisogno chiaramente di tanto allenamento, e in quel caso potrebbe cominciare a giocarsi qualche punto, ok? Però secondo me, se si vuole divertire, visto che ci saranno promozioni e retrocessioni, ci saranno piloti nuovi, piloti che non confermeranno magari la partecipazione al prossimo Gran Premio, e quindi ci saranno un po' di stravolgimenti nelle tre categorie. Io credo che se lui dovesse scendere di una categoria si divertirebbe un po' di più, Sì, facendo magari anche qualche podio. Mari dice anche il fatto del divertirsi, trovarsi sempre lì nelle ultime posizioni sicuramente non è un... ti fa No, anche perché variaccendere anche con sai. svogliato in qualche situazione. Esatto, sai Marco, andare in una categoria che non ti fa pagare un errore, perché magari lo fanno in tanti, ti fa anche venire voglia di accelerare in un certo modo, nonostante magari tu Attenzione fai qua, un errore. David! Giovi a muro! Giovi a muro! Ha provato a difendere la posizione, è andato a muro. E qua forse Giovi aveva sbagliato completamente l'ingresso in curva, ha provato ad aggiustare quella che è la traiettoria, ha perso tantissimo terreno, ha perso un pezzo di ala anteriore e adesso rischia anche di perdere quella che è la seconda posizione. Qua Giovi si è rovinato nel giro di una curva. Peccato. Un errore che gli costerà carissimo a Giovi che sta perdendo anche del terreno. Guarda, ha messo Sì, già. praticamente il flap del lato sinistro non ce n'è più neanche uno, chiaramente adesso andrà a mettere la soft. Adesso tenterà assolutamente perché sui ultimi 5 giri con la soft per provare a prendersi la seconda posizione. Ma sai che rischia anche di finire fuori dal podio. Adesso rischia Sì, tantissimo Giovi. Tanto sempre qua dietro Gabbo Antinif
che è andato a prendersi la posizione su Clodex, sempre tutti vicino, tutti incollati, ma è sempre un Sauro che continua a difendersi. Vediamo se adesso Antinif. Tanto Clodex e Rick F1 24 e 23 giri sull'hard. Loro continuano, hanno piacere probabilmente nel Ce l'hanno di passeggiare. pietra queste cose. Sono di pietra, Marco. Abbiamo già assistito tempo fa ad arrivi senza una gomma esplosa per ovvi motivi. Vedremo se anche qua vedremmo un qualcosa di simile. Curioso, curioso di vedere gli ultimi giri di questo tracciato. E intanto Giovi, che non si è reso conto probabilmente di avere pezzo di flap, un pezzo di ala anteriore rotto, e sta continuando in solitaria ad andare avanti, ma ha perso 3 secondi in neanche un giro. Qua Giovi Però sbaglia. Marco forse crede di farcela. Forse crede di farcela, vedi, c'ha 10 secondi su Stefano. Dice: se io continuo così, ne mancano 4 di giri, ce la posso fare. Se vado in box è finita. Non è sbagliato, secondo me, come ragionamento. Un Ai ragionamento box, che ci può Marco, stare. sono più di 20 secondi. Quanti secondi sono? 20, 25. Sì, quello assolutamente, però veramente rischia tantissimo perché non ha tutte le prestazioni della monoposto al massimo. Assolutamente. E qua rischia tanto. Intanto prima abbiamo visto il miglior giro fatto No, registrare da Gil. non va, eccolo qua, vedi, non va. Continua, ma perde Sì, 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 tanto. sì, sì, sì. Sta perdendo tantissimo, perde tanto da David, come è normale che Vabbè, sia, chiaro, da David ormai è finita. mentre Stefano gli sta guadagnando del terreno, però forse ha fatto i conti bene, perché adesso Stefano ha avuto un po' di difficoltà nel continuare ad abbassare quello che è il distacco su Giovi. Andiamo sempre dietro, andiamo sempre sulla premiata ditta Sauro, Gabbo e Antinif, sempre tutti incollati. Vediamo se adesso Gabbo potrà tentare il sorpasso su Sauro, che gli concede però solo quello che è l'esterno. Antinif sempre dietro, che continua a controllare i due piloti, pronto a sfruttare l'errore da parte del pilota della Toro Rosso, della McLaren, un Antinif che però sembra averne di più rispetto a Gabbo e Sauro. Vedremo quando tenterà il sorpasso e tenterà l'attacco. Ci prova però adesso Gabbo. Sauro gli concede solamente quello che è l'esterno. Attenzione all'incrocio di traiettoria. Ci prova Antinif, anche lui all'esterno. Tutti vicini, tutti incollati. Sauro prova ancora a difendersi. Gabbo però all'interno della pista. Attenzione ad Antinif da dietro. Contatto. Antinif prende le due posizioni, ma sono andati a muro Gabbo e Sauro, e qua, lasciamelo dire, erronaccio da parte di Gabbo, che sbatte letteralmente Sauro sul muro. Ale, buon lavoro. Grazie. È safety car virtuale, come è normale che Via. Ecco sia. qua che Giovi se la porta a casa. A parte c'ha 14 secondi. A 14 Ah no, qui secondi sono su su. Sì, Giovi. Sono sono 8, sì. 8, però adesso qua favorisce quello che è Giovi perché devono mantenere le distanze. Vediamo un po'. A meno No, che. ma secondo me Marco da safety car se li porta a fine gara. No, è virtuale però. È safety car virtuale. Quindi Ah, un giro ok. poco più, forse anche qualcosina in meno. La safety car virtuale verrà immediatamente tolta. L'avevamo detto, Antinif sembrava un po' come un déjà vu. Ho detto, aspettava l'errore da parte dei due piloti. L'errore c'è stato. Sembra penalità drive-thru. È stato l'unico a fare la mano. È stato Antinif. Gabbo che ha sbagliato 5 secondi, letteralmente. Gabbo. Che continua un po' un Gabbo nel finale da rivedere. Un po' un Gabbo che ha Andata in sbagliato lì. box a due giri dalla fine. Ah, senza un Tanto cosa ci sta insegnando questa gara? Che con tutte queste safety car, la gomma hard li puoi far fare quanti giri vuoi. Guarda un po' che Rick ha già 27. 26 Clodex, 27 Rick. Tanto Clodex va a prendersi la posizione su Antinif. Riesce ad attaccarlo, ci siamo persi il sorpasso. Però Clodex è stato bravo
a trovare il sorpasso su Anthony, che probabilmente ha sbagliato qualcosa nell'impostazione di una cura, probabilmente è andato largo, ne ha approfittato Clodex, che così va a prendersi la sesta posizione. Per quanto riguarda il pilota dell'Alfa Romeo, l'altro pilota dell'Alfa Romeo, Sentoni, in questo istante leggiamo una penalità da parte sua, si trova nelle posizioni arretrate dei 15, in questo istante 13ª piazza per lui. Un Stefano che si continua a guadagnare 3 giri in più, ci Oh, sarebbe, ce la fa. non sarà difficilissimo. E adesso attenzione perché vediamo una bandiera gialla, ma non sembra esserci niente, era proprio una bandiera gialla su. Gabbo. Io sto guardando, infatti vediamo Gabbo che continua. Guarda, guarda, guarda. Gabbo che non ha più l'ala anteriore. Gabbo finale infernale per il pilota della Toro Rosso. Avrà, guarda come non riesce proprio a tenere la Sì, vettura lì ha rischiato, in traiettoria. Adesso un Gabbo che rischia anche di perdere la 14ª posizione su Divinez, perché sta veramente andando a rilento. Non riesce. Se prima, se abbiamo visto un Giovi che perde tantissimo terreno, un Gabbo che ne sta, ha perso 4 tanto Giovi ha secondi. triplato Sebba praticamente. Vediamo un Seba che si trova con 1 minuto e 16 su Divinez, che è veramente tantissimo. È un'eternità il distacco. Gabbo che è riuscito a rientrare ai box. Guarda il distacco di Stefano, 4 secondi e mezzo su Giovi. Veramente per poco, veramente per poco non è riuscito nell'aggancio. Però attenzione anche a quelle che sono le penalità, perché non so se Stefano o eventualmente Giovi in questo istante. Giovi non dovrebbe avere delle penalità. Stesso discorso anche per Stefano. Probabilmente non ce l'ha, però si sta rischiando tantissimo. Ci sta provando in tutti i modi ad andare a riprenderlo in questo ultimo giro. Intanto un Gabbo che decide di tornare ai box, di lasciare lì la macchina, togliere la chiave e ritirarsi. Forse qua sbaglia Gabbo. A mio modo di vedere, mancava un giro, poteva anche finire tranquillamente. Io però direi di concentrarci su David, che si trova nel suo ultimo giro. Un David che ha rischiato tantissimo, poi ha messo dalla sua quello che è il suo talento, ha dimostrato di essere il più forte e va meritatamente a prendersi questo altro primo posto, che significa ancora andare in avanti in classifica. E qua non so perché la matematica, prima ho fatto dei rapidi conti, ma probabilmente vedendo anche la posizione di Jill potremmo urlare, forse non in questa ma già nell'altra, non lo so, perché non ci è stato detto assolutamente nulla. Forse è anche errore nostro non andare a controllare più nel Sì, dettaglio, però per quello prima non lo che è facciamo. quella che è la matematica, probabilmente ci siamo quasi, nel senso siamo veramente vicini a questo traguardo. Si avvicina Intanto invece molto, secondo me, Marco Giovi a Gill Agile. in classifica. Sì, quello assolutamente sì. E anche Stefano si sta avvicinando tanto a Giovi. Un giro in Due più, un secondi. giro in più per Stefano, e secondo me sarebbe stato rimonta completata. Vince David il Gran Premio del Singapore. Fuochi d'artificio per il pilota della Ferrari. Adesso attenzione, perché praticamente vediamo se Stefano tenterà l'attacco. Sarà difficilissimo per lui in questo finale. Qua sbaglia anche l'ingresso. Questi fuochi d'artificio che illuminano tutta la pista. Giovi che va a festeggiare la seconda posizione. Terza Quindi piazza per Stefano, che aveva penalità Super Mickey. Va a podio Rick in quinta posizione. Adesso può arrivare anche Clodex con Antinif, che non è riuscito a tentare l'assalto sul pilota dell'Alfa, che l'aveva ben superato e ben messo in riga. Adesso arriverà ultime curve per il Gran Premio del Singapore, anche per il pilota della Alfa Romeo. Ultime due curve con fuochi d'artificio infiniti che illuminano tutto il tracciato. Forse anche un po' fastidioso dalla visuale dei piloti. i Arriva piloti. Clodex, arriva anche Antinif, e adesso dovrà arrivare anche Gil, Gil. che proprio con il contatto su Antinif, poi li abbiamo visti, sono arrivati praticamente uno settimo, l'altro ottavo, tutti lì vicino. Forse è questa bagarre che è mancata là davanti tra questi due piloti.
sì, assolutamente. Che arrivano, intanto arrivano anche Sauro e Antonio Dici. Vediamo se Antonio Dici avrà le forze di tentare l'assalto. Nel finale ci passa davanti Antonio Dici, che riesce amici a prendersi la posizione. Però grande le penalità purtroppo per Antonio Dici, sì, significa sì, decima piazza. Ma che sorpasso nel finale da parte di Antonio Dici. Peccato per le penalità, perché un sorpasso così, beh, da incorniciare secondo me. Ricorda un po' tanto un pilota, un certo Valentino Rossi, che all'ultima curva di un tracciato, lascio a voi ricordare quale, andò a prendersi la prima posizione. Qua è un pochettino anche di ricordi. Giustamente va a festeggiare qui David la sua prima posizione. E questo Rick, pilota di Formula 3, primo Gran Premio, gradino più basso del podio. Attenzione a sto pilota. Si sostituisce a Gill praticamente. Attenzione a questo ragazzo, ma anche l'altro pilota della Williams, in caso Super Mickey, hanno detto la loro. Assolutamente, grande prestazione da parte di questi due ragazzi. Intanto andiamo anche assolutamente a vedere. Sì, Marco, bellissime, bellissime sorprese. E ti dirò di più, che Rick c'ha 17 secondi di penalità, altrimenti stava sopra, eh? Ah sì, eh sì, è vero, Rick, le penalità, qua forse l'inesperienza di Rick in questo caso, 17 secondi iniziano a essere tanti, forse troppi per poter ambire a qualcosa di più. Dunque, io direi di tornare, intanto che stiamo vedendo quello che è il migliore intertempo, che comunque si è scesi, veramente sono stati fatti dei temponi da parte di alcuni piloti sotto il muro dell'1.40 addirittura in alcuni casi. Io direi di lasciare la parola al buon Ale per questo, per le interviste, quindi io direi di tornare anche in studio. Quindi Ale, lascio la parola a te, vedremo chi ci raggiungerà per le interviste di post gara. E niente ragazzi, noi ci rivediamo settimana prossima, lascio in compagnia del buon Ale. Ciao Marco. Sì, gara bella, sorprendente, abbiamo visto una grande rimonta da parte di David su Giovi, che purtroppo non ne aveva, evidentemente, con la gomma hard in quelle condizioni, stesse condizioni David, sempre gomma hard con gli stessi giri, se lui ha mangiato vivo, aveva quasi 8 secondi, 7 e mezzo, e lo ha ripreso in pochissimi giri, peccato. Sono andati a contatto poi proprio frangente del sorpasso, e è stato poi molto intelligente Giovi a non andare a fare il cambio gomme, il cambio dell'anteriore, per poi così portare a termine la gara davanti a Stefano e a Miki. Molto bene, molto molto bene, ottima sorpresa ai due ragazzi nuovi della F3, che sicuramente la prossima stagione vedremo probabilmente in categorie superiori a quella loro attuale. Due nuovi innesti per questa che è la F1 Virtual Champ. Siamo molto felici, li accogliamo quindi a braccia aperte. Tanto ci abbandonano un po' tutti i piloti, vediamo se si ferma qualcuno. Ricordiamo l'appuntamento anche domenica con la F2, sempre Gran Premio di Singapore, si correrà sempre nello stesso orario, inizio 9.30 per la qualifica e poi subito successivamente la gara.
Bene Marco, direi che per questa sera è tutto. I ragazzi hanno staccato. Ci vediamo domenica prossima, è venerdì prossimo e domenica prossima per la F1 e la F2. Buona serata a tutti.